a Lecce in maglia rossa nelle immagini, è bastato un gol segnato da Alberto Di Chiara ad 8 minuti dal termine per sconfiggere la Pistoiese ed il forte e fastidiosissimo vento che per 90 minuti ha disturbato giocatori e pubblico. Sarei d'accordo a non far nemmeno iniziare questa partita, perché è un controsenso, sono partite che magari si risolvono per un colpo di vento, non è giusto. Ma dal momento che si doveva giocare, noi penso che Lecce l'abbia giocata nel migliore dei modi, perché il primo tempo abbiamo cercato di non farli giocare loro, quindi cercare di tenere lontano il rigore, sparando tutte le cartucce nel secondo tempo. È andata bene, meritatamente. Il gol segnato in chiusura di partita ha confermato che questo è un campionato che per il Lecce si è deciso e si deciderà sempre negli ultimi minuti delle gare. Fascetti, che ha dovuto fare a meno di Orlandi infortunato e di Giuseppe Bagnato, Enzo e Paciocco squalificati, ha mandato in campo una squadra in parte rinnovata, una squadra però che non ha deluso, una squadra che sia nel primo tempo, sicuramente la parte migliore della gara, sia nel secondo, ha schiacciato la Pistoiese nella propria area di rigore, e se il risultato non ha assunto proporzioni più vistose, lo si deve alla fortuna che in più di un'occasione si è schierata in favore della Pistoiese. La squadra toscana, ormai con l'acqua alla gola, è stata mandata in campo da Riccomini con il chiaro intento di portar via almeno un punto. Ha giocato tutta abbottonata in difesa, ma il gol lo hanno preso lo stesso e da questa sera la loro posizione in classifica si è aggravata ancora di più. Il Lecce ha iniziato ad attaccare anche se controvento e subito si è fatto pericoloso con questo tiro di Cannini. Il Lecce non si è fermato un solo istante, ha attaccato ed anche su calcio di punizione ha cercato di segnare, ma i palloni sono passati di poco vicino ai pali della porta difesa da Bistazzoni. E intorno alla mezz'ora il Lecce per poco non è passato in vantaggio, c'è stato il primo angolo deviato sulla linea di porta dal terzino Chiti, l'azione è continuata con questo cross di Carmelo Bagnato verso Miceli, che è appoggiato ad Alberto Di Chiara, ha tirato il biondo attaccante, è stato Manfredi sulla linea di porta a salvarlo. La Pistoiese non sapeva più a che santo votarsi, il Lecce continuava ad attaccare, il cross di Vanoli, palla per Cipriani, poi Parlanti riusciva a deviare in angolo. Nella ripresa la Pistoiese contro vento si arroccava sempre più in difesa, il Lecce sempre sfruttando le fasce laterali e sospinto da Cannito in ottime condizioni di forma cercava ad inizio di ripresa il gol, non ci riusciva, anche perché l'arbitro non se la sentiva di concedere un calcio di rigore in favore della squadra salentina al termine di questa azione, quando sul tiro di Cipriani Berni deviava con il braccio in angolo. Ci riprovava subito dopo Carmelo Bagnato sul calcio indiretto di punizione, era bravo Bistazzoni a parare. Dopo di Carmelo Bagnato ci riprovava Cipriani, la palla sfiorava di poco il palo sinistro. Il Lecce doveva e voleva vincere, ci riprovava al 35esimo con Miceli, la palla di poco a lato. E al 37esimo finalmente in gol. Calcio di punizione battuto da Carmelo Bagnato, tiro di Miceli, Alberto Di Chiara di testa e di precisione in rete. Ormai era fatta, negli ultimissimi minuti il Lecce continuava a menare la danza per la Pistoiese, era notte fonda. Negli spogliatoi a fine gara, intervista d'obbligo per Albertino Di Chiara.